Davanti a poco più di 3.000 spettatori, Lecce ha battuto 2-1 il Cosenza. Il vantaggio giallorosso è arrivato proprio sui titoli di coda dell'amichevole grazie alla rete realizzata da Marco Mancoso. Nel Lecce non c'erano i nazionali Benzar, Maier e Dubičkas, assenti pure tra gli altri Falco, Taxidis e La Padula. Il Lecce è sceso in campo con Vigorito tra i pali, Rispoli, Riccardi, Luccioni e Vera in difesa. A centrocampo Sciacov, Petriccione e Tabanelli, Mancoso trequartista alle spalle della coppia d'attacco formata da Farias e Babacar. Il Cosenza invece è sceso in campo con Perina tra i pali, Corsi, Schiavi, Idda e Lazzari in difesa, Bruccini, Greco e Sciaudone a centrocampo, poi Makas, Baez e Pierini in attacco. L'arbitro dell'incontro era il signor Airoldi della sezione di Molfetta. Al quarto minuto combinazione Farias-Mancoso, destro alto del centrocampista giallorosso. Al settimo minuto la replica del Cosenza con un sinistro di Lazar che scheggia la traversa. Poi al diciannovesimo minuto rovesciata di Pierini, parata facile di Vigorito. Al ventunesimo ancora pericoloso il Cosenza con Baez, il cui colpo di testa è deviato in calcio d'angolo dal portiere del Lecce Vigorito. Cosenza che gioca bene al 24esimo, va alla conclusione con Pierini, destro sul fondo da buona posizione. Al 38esimo Babacar ruba palla a Idda, si invola verso la porta avversaria ma a tu per tu con il portiere, spara addosso all'estremo difensore. Al 46esimo arriva il gol del vantaggio giallorosso firmato da Babacar che raccoglie un cross sul calcio piazzato di Petriccione. Il colpo di testa del giocatore senegalese finisce alle spalle del portiere cosentino. Si va dunque al riposo con i giallorossi in vantaggio. Nella ripresa serie di sostituzioni, girandola di cambi da parte dei due allenatori, nello spogliatoio resta Babacar, al suo posto c'è Lamantia, poi al diciannovesimo entrerà anche Imbula per il centrocampista Petriccione. Al nono minuto il pareggio della formazione allenata da Piero Braglia arriva con un sinistro molto angolato di Trovato, nulla da fare per il portiere giallorosso Vigorito che al ventiseiesimo poi lascerà il posto a Bleve. Il gol del vantaggio giallorosso, abbiamo detto, arriva sui titoli di coda grazie ad un'azione che nasce sul settore di sinistra, velo di Tabanelli e anche di Lamantia, pallone per il sinistro preciso e angolato di Marco Mancoso per il 2-1 che sancisce la vittoria del Lecce sul Cosenza degli ex Piero Braglia e Stefano Trinchera. La prossima settimana il Lecce riprenderà a prepararsi per il campionato. I giallorossi lunedì 16 settembre saranno ospiti del Torino.